Calvino comincia a scrivere Il Barone Rampante agli inizi di dicembre del 1956, mentre si celebra il congresso del Partito Comunista Italiano ed è il primo a cui Calvino non partecipa. Non c'è dubbio che il Barone Rampante risenta molto di questa contingenza, di questa svolta. Gli uomini erano reclutati da Cosimo tra i contadini e gli artigiani d'Ombrosa. Subito, come succede in ogni associazione, nacque uno spirito di corpo, un'emulazione tra le squadre e si sentivano pronti a fare grandi cose. Anche Cosimo si sentì una nuova forza e contentezza. Aveva scoperto una sua attitudine ad associare la gente e a mettersi alla loro testa. Capì questo, che le associazioni rendono un uomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone e danno la gioia che raramente sa, restando per proprio conto, di vedere quanta gente c'è onesta e brava e capace e per cui vale la pena di volere cose buone. Mentre vivendo per proprio conto, capita più spesso il contrario, di vedere l'altra faccia della gente, quella per cui bisogna tenere sempre la mano alla guardia della spada. Sì, il Barone Rampante è legato a questo momento perché cerca di raccontare un nuovo modo di stare al mondo, un nuovo modo di essere nelle cose stando, assumendo un punto d'osservazione lievemente staccato, di essere fuori ma di essere dentro.